ecco, poco fa Gaia diceva che siete di supporto anche a noi. Io dico, i sorrisi che voi date ai pazienti, quel calore che riuscite a trasmettere, spesso lo trasmettete anche a noi durante proprio il nostro lavoro. Quindi siete di supporto a noi, anche a noi come persone, in quel momento ci troviamo ad affrontare le situazioni che sono per noi tristi. Io sono responsabile del servizio trasfusionale e quindi devo dire che è stato veramente un'emozione enorme vedere la rete del gomitolo che avete sciolto tra di voi e che ha unito tutti, perché se queste battaglie si vincono proprio perché siete tutti insieme. E questo è un concetto fondamentale, insieme noi tecnici del settore, quindi gli ematologi, i trasfusionisti, i laboratoristi, i trapiantologi, anche tutti gli altri colleghi delle altre discipline che devono con noi affrontare situazioni multidisciplinari, quindi gli infettivologi, i pneumologi, è veramente un lavoro di squadra. Da soli non si va da nessuna parte, questo è un concetto che abbiamo toccato con mano in tante situazioni, quindi essere uniti è veramente fondamentale. Ripeto, ringrazio AIL e nel mio ruolo ringrazio tutte le associazioni che consentono di poter affrontare queste patologie, e mi riferisco anche a tutte le associazioni che ci affiancano in quella che è la promozione del dono del sangue, la promozione del dono delle cellule staminali, perché sappiamo tutti che noi non riusciamo a curare queste patologie se non abbiamo anche i donatori di sangue. È fondamentale, è un lavoro che noi portiamo avanti costantemente. Io ringrazio AIL che è vicina anche a noi, ringrazio le forze dell'ordine con cui ci sono collaborazioni continue assieme alle nostre associazioni, perché è un messaggio che stiamo facendo passare sempre di più. Io devo dire che sono soddisfatta del fatto che stiamo aumentando progressivamente quella che è la raccolta del sangue, però dobbiamo fare sempre di più, e quindi è grazie all'aiuto di tutti, di chi può donare e di chi si può fare portavoce del messaggio importante di donazione. Quindi grazie per tutto quello che fate, ed è importante essere sempre gli uni al fianco degli altri. Sono una diagnostica di ultima generazione che sarà molto utile ai pazienti. Il supporto che ci è stato dato lo dedichiamo in parte a materiali reattivi, in parte a una borsa di studio per 3 anni di una giovanissima ricercatrice che è stata selezionata per vari motivi, molto brava, un curriculum formativo non in Sicilia, vincitrice di un dottorato di ricerca per una ricerca di base all'Università di Siena, a cui ha rinunciato. Ha rinunciato perché? Per due motivazioni molto forti. Una era applicare le sue energie nella sua terra, concetto per me importantissimo. Chi ha voglia di fare deve lavorare per fare crescere questa terra. Secondo motivo, voleva fare un'attività che fosse a cavallo tra la diagnostica avanzata e la ricerca traslazionale, cioè significa essere utile al paziente. Quindi ci ha cercato, ci ha trovato, si è proposta. Questo ha fatto sì che ci abbia convinto a investire nel suo percorso formativo e contestualmente in questo progetto. Quindi ancora una volta i miei ringraziamenti a tutti voi. Sapete che io mi sento parte della vostra famiglia. Quando smetterò di fare il laboratorio diventerò una volontaria. Questa importante donazione della famiglia Cattuso al laboratorio di biotecnologia. È veramente una
molto molto importante, che tra l'altro produrrà nella clinica dei risultati molto molto importanti. Grazie ancora signora Grazie. Porti i nostri abbracci anche a sua sorella, che è stata nella sua attività lavorativa una ricercatrice. Bene. Allora, sono si accorgi. Quindi io dico veramente grazie a Palermo, ai Palermoci, la Cina quotidiana di Terra offre un'opportunità in più di incontro e collaborazione tra il paziente e il medico, e questo nel quotidiano è veramente veramente importante, soprattutto per voi volontari, soprattutto per voi come ex e come paziente. Prossimo sabato a Trapani sarò contento di partecipare per il MIS. Sì, questo sarà il prossimo settimana. Bene, grazie. Questo rapporto tra ambiente e salute. Adesso è venuto a trovarci oggi il professor Angelini, che è proprio assieme a lui che abbiamo organizzato il convegno l'anno scorso di ambiente e salute, e siamo pronti per farne una. Ho segnalato anche, e voglio dirlo qui alla presenza del dottore Colino, ho segnalato anche l'importante impegno della regione sugli stili di vita. Abbiamo seguito in queste ultime settimane tutta una serie di iniziative, e il percorso deve essere quello da sviluppare soprattutto nelle scuole, negli ambienti ospedalieri, ecco, laddove è possibile cominciare a dare degli input, dei suggerimenti importanti sugli stili di vita, perché oggi l'alimentazione, l'obesità, il tabagismo e altro sono fondamentali per la salute di domani. Aurelio Angelini, prego. Mi faccio intanto gli auguri per questa splendida ricorrenza dei 30 anni, perché rappresenta un processo di maturazione tangibile, non solo nelle testimonianze e nelle cose che sono state dette, ma anche e soprattutto perché ha un'ambizione, che è quella di riuscire a fare di più e meglio, per non occuparsi solamente di singoli aspetti, ma essere protagonista di una visione, di un benessere psicofisico e sociale attraverso la propria azione diretta e nello stesso tempo attraverso iniziative di sensibilizzazione, perché così come AIL ha saputo in questi 30 anni allargare la propria rete, abbiamo bisogno che questo tipo di messaggio raggiunga sempre più tanti nostri concittadini isolani, abitanti di questo paese, per fare in modo che le politiche, sia dal basso ma anche dall'alto, trovino un momento di sintesi in cui le persone sono messe al centro della società, tutte le persone senza nessuna discriminazione di alcun genere. E questo mi sembra uno dei messaggi più importanti che dopo 30 anni AIL ha la possibilità di poter sostenere. Gli interventi che ho sentito vanno nella direzione di sentirsi forza pienamente interna ai valori della nostra Costituzione. Bene, il progetto che stiamo cercando di definire, di portare avanti, siamo già a un buon punto di elaborazione. Quest'anno è prevista il 19 ottobre la nuova conferenza nazionale su ambiente e salute. Si pone il tema di affrontare la questione della prevenzione, non in senso sanitario, in senso dell'azione che deve essere fatta da parte dei cittadini attraverso una maggiore consapevolezza per quanto riguarda gli stili di vita.
visita appropriate per avere una condizione psicofisica salutista, ma soprattutto per mettere in evidenza come la malattia non è una fatalità, ma è generata dalle condizioni ambientali nei quali noi viviamo. Ormai la correlazione tra ambiente e salute è diventata, grazie anche all'impegno di AIL, oggetto di dibattito e di ricerca scientifica. Se vogliamo prevenire il continuo aumento delle malattie, perché siamo in una fase ancora ascendente delle malattie, seppur siamo in una fase in cui sappiamo meglio contrastarle e curarle, ma le malattie legate alla qualità dell'ambiente continuano ad essere